Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sulle equazioni oggi andremo a vedere le equazioni determinate, impossibili e indeterminate. Quindi l'obiettivo della lezione di oggi sarà permetterci di vedere, di identificare quando un'equazione appunto si dirà determinata, impossibile o indeterminata. Cominciamo con il primo caso. Ora, ovviamente, vi ricordo, noi stiamo semplicemente andando ad analizzare il caso delle equazioni di primo grado ad una sola incognita. Tuttavia, questa terminologia verrà adottata anche quando andrete a studiare le equazioni di grado superiore al primo e a più incognite. Allora, un'equazione di primo grado, un'incognita, si dice determinata quando ha una sola soluzione. Questo chiaramente sarà il caso più comune nelle equazioni che andrete a studiare quest'anno. E qui ci sono alcuni esempi. Per esempio, 3x uguale a 6 ha come unica soluzione, cioè l'unico valore della x che rende vera questa uguaglianza, è x uguale a 2. Meno 5x uguale a 7, anche questa è risolta da un unico valore della x, ovvero meno 7 quinti. E infine, 4x uguale a 0 ovviamente sarà risolta solo ponendo x uguale a 0. Notate come queste tre equazioni sono tutte ridotte in forma normale, nella forma ax uguale a b, quindi coefficiente della x e termine noto. Questo sarà molto importante per gli altri due casi che andiamo a vedere immediatamente. Ecco, può capitare che un'equazione non abbia soluzioni, ovvero che non ci sia alcun valore della x della nostra incognita per cui l'equazione sia vera. E vediamo alcuni esempi. Può darsi che a forza di appunto risolvere i vari passaggi vi ritroviate davanti a un'uguaglianza ovviamente assurda, come che so, 0 uguale a 6 oppure meno 1 uguale a 2. Questi sono tutti e due casi di equazioni impossibili. Succede, per esempio, che vi venga un caso in cui ci sia il coefficiente, per esempio, se la scrivete in forma ridotta, in cui ci sia il coefficiente della x pari a 0, quindi 0 per x, uguale a un numero diverso da 0. Ora vi ricordo che qualsiasi numero moltiplicato per 0 fa 0, quindi non può fare un numero diverso da 0. Questa è una proprietà delle moltiplicazioni che noi conosciamo sin dalla prima media, no? Lo zero è l'elemento assorbente a moltiplicazione. Quindi, di nuovo, anche questa scrittura non ha soluzioni, non c'è nessun valore della x che la possa rendere vera. Quindi possiamo dire in tutti e tre questi casi che l'equazione è impossibile. Quindi abbiamo visto il caso in cui l'equazione ha un'unica soluzione. Il caso in cui un'equazione non ha assolutamente soluzioni, la terza possibilità è che un'equazione abbia qualsiasi possibile soluzione, abbia infinite soluzioni, cioè qualunque valore che noi andiamo a sostituire alla x rende vera l'equazione. In questo caso noi diciamo che l'equazione è indeterminata e a tutti gli effetti, quindi da equazione torna a essere un'identità, che era un tipo di uguaglianza che avevamo visto qualche lezione fa. E qui ho degli esempi. Se vi trovate davanti a un certo punto un'uguaglianza di tipo 3x più 1 uguale a 3x più 1, è chiaro che qualsiasi valore che voi sostituiate alla x, questa uguaglianza sarà vera. Ancora di più se vi trovate davanti a un'uguaglianza puramente numerica in cui i termini ai due lati dell'uguale siano identici, che so, meno 4 quinti uguale a meno 4 quinti, questa è vera sempre. Oppure vi trovate davanti un'espressione tipo un'uguaglianza di tipo x uguale a x, è chiaro che una variabile sarà sempre uguale a se stessa, quindi è sempre vera. Quindi in tutti questi tre casi si dirà che l'equazione è indeterminata. Per ricapitolare e concludere questo breve video sulle equazioni determinate, impossibili e indeterminate, andiamo a vedere nel caso particolare in cui abbiamo l'equazione ridotta in forma normale, dove vi ricordo appunto A è il coefficiente della x e B è il cosiddetto termine noto. E i casi appunto sono tre. Nel primo caso, se il coefficiente della x è diverso da 0, allora l'equazione sarà sempre determinata. In particolare la soluzione sarà x uguale b diviso a.
Le cose si complicano un pochino se il coefficiente della x diventa 0. Ecco, se a è uguale a 0, ma il termine noto non è 0, allora siamo proprio nel caso di un'equazione impossibile, perché abbiamo 0 moltiplicato a un numero che fa un numero diverso da 0, e voi sapete che questo è chiaramente impossibile. L'ultimo caso, invece, è quello dell'equazione indeterminata, quando sia il coefficiente della x sia il termine noto sono entrambi 0, ovvero espressione del tipo 0 per x uguale a 0. È chiaro che qui, qualunque numero mettiate al posto della x, questa uguaglianza sarà sempre vera, perché di nuovo qualsiasi numero moltiplicato da 0 fa sempre 0. Poi vedremo in classe altri esempi e andremo a identificare insieme casi di equazioni determinate, impossibili e indeterminate. Ma per oggi è tutto. Arrivederci da Mr. Boscherini.